Abbiamo iniziato qui, abbiamo fatto un anno, non completo l'anno scolastico, poi il sisma e abbiamo cambiato scuola l'anno dopo. Questa qua era il corso principale, una delle vie più importanti dell'Aquila, che collegava Piazza Duomo e si arrivava fino in fondo, fino alla Fontana Luminosa. E lì poi c'era pure vicino il castello. Noi qui, durante il fine settimana, i sabati sera, uscivamo con gli amici a passeggiare così, oppure andavamo qui sotto i portici dove ci stava tutti insieme a chiacchierare. Dopo il terremoto qua non era proprio agibile, non si poteva più venire e era zona rossa, quindi niente da fare. Solo adesso hanno riaperto un po', ma non è più come prima, c'è poca gente, poca e niente. Questa bella basilica ci sembra un po' deserta, cos'è cambiato? Ma rispetto al terremoto, prima era comunque un posto molto più frequentato dai giovani, i ragazzi soprattutto dell'età nostra, quindi dai 14 ai 18 anni, cioè veniva qui, erano soliti stare nelle nicchie così a parlare, a chiacchierare, a passare il tempo comunque. Terremoto è un gran signore, gli uomini sono terribili. Il paese ha perso un sacco di riferimenti che prima c'erano e adesso non ci sono più. Abbiamo ripreso in qualche modo a vivere come una persona adulta senza lavoro, la scuola era la nostra, ci eravamo persi. La retro nazionale è tornata sul posto del terremoto a Mirandola, per cosa? Per vedere 6 mesi dopo com'era la situazione, perché ovviamente è un evento di cronaca, noi facciamo cronaca, lo segui lì per lì e poi chiaramente però non lo lasci a se stesso, poi vai a vedere, no? Vai a sentire le persone. Hanno iniziato a parlare di Mirandola nel momento in cui ci sono stati morti, prima non ne parlava nessuno. Il compito, quello che dovrebbero avere i telegiornali, è quello di far sapere alla gente quello che è successo, non magari far provare agli spettatori o comunque a chi sta guardando la TV per tenersi aggiornato e informato, provare compassione. Non c'è terremoto in cui non si trovino cose di questo genere. Cosa fa? Aspetta un posto letto. Questo è suo figlio, suo nipote. Il nipote è qui e aspetta un posto letto. Cosa dormite? Dove dormite questa sera? Perché lei ha paura di dormire qua. Ma qui che cosa fate? Ha ricevuto un posto letto perché lei ha bisogno. Sapevate che cosa è successo? Cosa vi cadeva addosso? Nessuno ha perso il figlio. Quante persone sono state già estratte dalle macerie? Ma non lo so, andate là sotto, guarda, sotto alle piante ci stanno tutti i cadaveri per terra, andate a domandare là, guarda. La città dopo il terremoto si è spostata e i luoghi di incontro si sono, diciamo, riversati nella periferia. Infatti la maggior parte delle new town si trovano fuori dalla città originaria. Proprio in queste new town comunque la maggior parte di noi giovani magari si ritrova, perché ovviamente visto che in centro ci sono pochi locali, ma anche i bar, essendo comunque vuoti,
la maggior parte di noi ragazzi preferisce magari incontrarsi ad esempio ai campetti, farti una chiacchierata vicino casa piuttosto che andare in centro e vedere comunque la città desolata e vuota. E adesso tu dove abiti? Qui. Io riconosco che comunque questi edifici non sono adatti per viverci. La cosa tristissima secondo me è che queste persone, cioè chi entrava, chiunque, si è ritrovato a condividere le stesse lenzuola, la stessa biancheria, e le stesse stoviglie, tutto uguale, gli stessi arredi, quindi è una sensazione triste secondo me. Ci vedi e dici, ma che mi aspetta qua? Che cosa faccio? Magari è anche brutto da dire, perché comunque ci sono ragazzi della mia età che dicono no, io resto, perché se ce ne andiamo tutti la città come rinasce? E quello è vero. Alto Moro, partirà il nostro coro, partirà ogni giorno senza mai tardare. Non entrerò domani, festa farò. Tra le 6 e le 7 me tengo Rizza, che se faccio un po' tardi me tocca pure scappare. Sulla strada infinita per strada arriva. Io pure ci ho pensato. Ma domani, domani, scoccherà, non c'è. Se sta alla casa, alla scuola non c'è. E se siamo curati, mancherà la mule. Qualcuno grida, magari. Carani è già qui, Carani è già qui, come on baby. Estraggo un foglio nell'astuccio nascosto, copiarlo non riesco ma lo devo fare a ogni costo. Ogni nota che prendi col compagno che appoggi mi ha fregato alla grande, mi ha fottuto pure oggi. Ma la gita, se negli tecuci se ne comincia domani. Tra le nuvole e il mare si può fare e rifare, con un po' di fortuna si può dimenticare. Dove sarò domani? Dove sarò? Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? Salvi, tendimi le mani, tendimi le mani. Tra le nuvole e il mare si può andare, andare sulla scia delle navi, la dal temporale. E qualche volta si vede una luce di prua, qualcuno grida domani. Come l'aquila che vola libera abbraccia le sassi, siamo sempre diversi, siamo sempre gli stessi. Fatto il massimo non è bastato. E non sapevi piangere, adesso che hai imparato. Non bastano le lacrime per fare il cazzo scuso. Eccoci qua, cittadini d'Abruzzo! Aumentano di intensità le lampadine, una frazione di secondo prima della fine. E la tua mamma, la tua patria da ricostruire. Pure scuole e le case, specialmente l'ucore. Eppure un posto, un fascino l'amore. Signore e signori, noi non siamo così soli. Fare i castelli in aria, non siamo così soli. Non siamo così soli, avere castelli in aria. Non siamo così soli, avere giornali in aria. Non siamo così soli, non siamo così soli, avere castelli in aria. Non siamo così soli, non siamo
giorni di sole. E non ci piacciono i giorni d'Italia. Dove noi